Proximars è un'atelier tecnologica che promuove l'incontro tra arte e tecnologia. In questo progetto specifico, chiamato Interazione appunto, c'è un robot antropomorfo, non c'è un artista di fatto. Il fatto che non ci sia un artista e ci sia questa interazione uomo-macchina vuole essere una domanda diretta che l'opera d'arte fa al suo audience, una domanda molto introspettiva, ovvero qual è il tuo rapporto tra arte e tecnologia? E penso che questo sia il punto di inizio dove può nascere un discorso che cerca di avvicinare appunto un audience che molto spesso si trova distante rispetto alla personalità artistica che crea un'opera d'arte, in maniera tale che si identifichi anche nello sforzo creativo fatto dall'umano nel momento in cui si rapporta alla macchina. Quest'opera d'arte verrà esposta sulla Luna e il motivo anche perché quest'opera d'arte venga esposta sulla Luna è il fatto che il paradigma di arte sia cambiato e sia completamente evoluto e ad oggi con la tecnologia non è soltanto il gesto in sé di creare l'opera d'arte, ma anche proprio come l'opera d'arte viene realizzata e il fatto che la tecnologia possa essere spostata su altri pianeti, in questo caso un satellite, appunto la Luna.